poco andrà in onda Nero su Bianco, settimanale di fatti accaduti nelle Marche. Grazie a... L'energia ha oggi un cuore tutto marchigiano. Gold Energy. Luce e gas. L'energia che ti conosce. Gold Energy ha sede a Senigallia. È un'azienda giovane e vigorosa, ma alle spalle ha l'esperienza di Golden Gas ed Eurogas, compagnie del settore con oltre 50 anni di attività. Con Gold Energy non avrai sorprese. Per una precisa scelta aziendale propone infatti offerte studiate su misura per ogni esigenza. Offerte trasparenti, ma soprattutto convenienti. Questa è la garanzia Gold Energy. Gold Energy viene direttamente a casa tua attraverso i suoi Family Manager, professionisti pronti a dare consigli, assistenza e proporre le migliori condizioni offerte dal mercato di luce e gas. Oppure puoi recarti direttamente a un Gold Energy Point. Molto più che semplici punti informativi, sono un vero e proprio presidio del territorio dove si consolida un rapporto con i clienti basato sul dialogo e l'ascolto. I Point Gold Energy sono un punto di riferimento tradizionale e al tempo stesso innovativo, a cui ciascun cliente può accedere facilmente in ogni fase del rapporto commerciale, dall'analisi preliminare dei fabbisogni all'assistenza post vendita, sempre col sorriso sulle labbra, con competenza e la necessaria tempestività. Oltre 50 Gold Energy Point in Italia, tanti anche nelle Marche. Visita il sito www.goldenergy.it e cerca il point più vicino alla tua casa o alla tua azienda. Troverai chi ti aiuta a capire la tua bolletta, le risposte ad ogni tua domanda su luce e gas, ma soprattutto l'offerta più bassa e trasparente tra quelle presenti sul mercato. C'entra il risparmio. Passa a Gold Energy. Gold Energy, l'energia che ti conosce. Il nostro più cordiale saluto, cari amici, bentrovati, appuntamento della domenica con Nero su Bianco. Vediamo insieme i servizi in scaletta. Partiremo dall'ondata di maltempo che ha colpito la nostra regione, che ha lasciato in eredità una bella massa di detriti lungo tutta la costa. Vedremo anche la situazione al mercato del pesce di Ancona, dove sono ovviamente saliti i prezzi. Cambieremo argomento per parlare dell'Hotel House, dove è a rischio la fornitura di energia elettrica. Parleremo dei prodotti a base di cannabis, sentiremo che cosa ne pensano i marchigiani. E ancora la Lube al centro dell'attenzione in questo periodo, che apre un nuovo stabilimento a Passo Treia. Ed infine Marche in Movimento, una bella iniziativa del CONI rivolta alla diffusione dello sport per i più giovani. Questi sono i servizi in scaletta. Dunque iniziamo subito dal primo. Come dicevamo, il maltempo che ha picchiato duro su tutta la nostra regione fino praticamente a metà settimana, e che ha lasciato anche in eredità uno strascico poco piacevole, una vera e propria montagna di detriti portati dalle mareggiate lungo tutta la costa. Noi siamo andati a vedere le ruspe in azione sulla spiaggia di Senigallia, il servizio di Silvia Barchesi dal videogiornale del 15 maggio. Dopo l'ondata di maltempo e le mareggiate che hanno spazzato tutta la costa marchigiana, ruspe di nuovo al lavoro qui sul lungomare di Senigallia, dove è scattata una nuova operazione di pulizia della spiaggia di velluto. L'arenile è ormai sgombro, ma una coperta di legni e detriti nei giorni scorsi è tornata ad invadere il litorale nel tratto che va dal molo alla rotonda. Circa 400 metri ricoperti da cumuli di tronchi, rami e ghiaia riversati in mare dal fiume Misa e poi spiaggiati sulla sabbia, proprio in avvio di stagione balneare. Una stagione da calendario iniziata lo scorso 1° maggio, ma che ancora non decolla. E pensare che la pulizia era stata effettuata meno di un mese fa, con gli operatori già da Pasqua pronti ad accogliere i turisti, ed ora invece in super ritardo, costretti a correre ai ripari e a ricominciare tutto da capo. Oltre che montare e rifare, anche pulire, perché come vede tutte le attrezzature che noi avevamo tirato fuori con il vento e la salsedine sono tutti da lavare adesso, prima di riportarli giù in spiaggia. E mentre tra gli chalet si continua a lavorare, la rimozione dei detriti da avviare allo smaltimento è terminata. Ci sono voluti appena 2 giorni di lavoro per liberare l'arenile.
Niente a che vedere con l'emergenza del 2017 o con quella del 2015, quando il materiale spiaggiato sfiorò le 40.000 tonnellate. Per questo il Comune rassicura, la pulizia fuori programma della spiaggia non peserà sulle tasche dei cittadini. La situazione è sotto controllo. Per il momento i materiali sono, dal punto di vista quantitativo, compatibili con quelli già previsti dentro il contratto con l'impresa, quindi non ci sono incrementi quantitativi tali da determinare un aumento della TARI. Maltempo e mare grosso che hanno ovviamente condizionato anche l'attività del settore pesca, del settore ittico nella nostra regione. Allora noi siamo andati a verificare giovedì scorso qual era la situazione al mercato del pesce d'Ancona, ancora con Silvia Barchiesi, ma dal videogiornale del giorno successivo, del 16 maggio. Come sono i prezzi? Sempre abbastanza alti e poche qualità di pesce. Scarso e caro. Il pesce fresco è tornato sui banchi del mercato, ma l'ondata di maltempo dei giorni scorsi che ha frenato l'uscita in mare dei pescherecci continua a far sentire i suoi effetti. Dopo due giorni di stop alle reti, la flotta marchigiana è tornata in mare e i banconi vuoti hanno cominciato a rifornirsi. Ora la quantità non manca, piuttosto manca la varietà del pescato. Adesso non c'è le panocchie, non c'è i scampi, purtroppo anche dipende dal tempo. Se non c'è il tempo buono... A crollare così è l'assortimento e a scarseggiare soprattutto il pesce bianco. Per prendere il pesce bianco purtroppo bisogna andare a largo, molto a largo, e quando c'è il mare a largo non ci possono andare. Infatti se prendono più nocchie, più sogliole, perché quelle stanno più in terra. Se non possono andare a largo, logicamente il pesce bianco ce n'è poco. Quindi? E i merluzzi. Tra l'altro i merluzzi, dopo quelli che ci sono, costano anche cari. Inevitabile l'aumento dei prezzi con i listini ritoccati verso l'alto. Del tempo brutto, diciamo che quando il pesce manca e c'è poca abbondanza e quindi costa un po' di più. E così se le sogliole sono schizzate anche a 30 euro al chilo, pannocchie, merluzzi, scampi e code di rospo si aggirano attorno ai 20 euro, calamari e gamberi tra i 17 e i 18, mentre orate e spigole oscillano tra i 13 e i 14 e le triglie si fermano a 12. Un rialzo fanno sapere gli operatori, pronto a rientrare già nelle prossime ore con l'uscita dei pescherecci in mare, ma che intanto non è sfuggito ai clienti. Come sono i prezzi? Un po' cari, ma va bene. Se vuoi mangiare il pesce, paghiamo. Pagare entro il 23 maggio, oppure all'Hotel House verrà sospesa la fornitura dell'energia elettrica. E questa è la situazione nel palazzone multietnico di Porto Recanati. Vediamo che cosa succede in questo servizio che è di Caterina Cantori, ancora dal videogiornale del 16 maggio. Una bolletta da 3.000 euro, il cui mancato pagamento causerà la sospensione della fornitura da parte dell'Enel e il conseguente blackout dell'Hotel House. Il rischio per il palazzone multietnico è concreto, tanto che sulla questione è intervenuto il presidente del Comitato per la Sicurezza. Per pagare la bolletta c'è tempo fino al 23 maggio e ancora all'appello mancano diverse quote, soldi che alcuni condomini non versano. A rendere il tutto più problematico la temporanea assenza per motivi di salute dell'amministratore condominiale e la difficoltà di individuare un'altra figura condivisa da tutte le etnie che abitano nel mega edificio di Porto Recanati per provvedere al recupero delle somme nei tempi previsti per il pagamento. In caso contrario, infatti, la fornitura sarebbe immediatamente sospesa. Considerando l'importanza dell'energia elettrica per l'abitabilità dello stabile, la questione è di primaria importanza, soprattutto alla luce del fatto che l'Enel vanta già un consistente debito con l'edificio, oltre 300.000 euro accumulati durante le precedenti gestioni e congelati per la mancata approvazione del bilancio alcuni anni fa, ma da quel momento la società ha preteso la puntualità nei pagamenti. Dibattito sempre acceso sui prodotti a base di cannabis e sulla loro libera vendita. In attesa della sentenza della Cassazione prevista per il 31 maggio e che dovrà fare definitiva chiarezza sulla questione, noi abbiamo voluto sentire cosa ne pensa la gente, cosa ne pensano i marchigiani che sono stati intervistati dalla nostra Elisa Barchiesi per il videogiornale dell'11 maggio. Intanto gli shop di cannabis light sono un'attività legale e sancita da una legge emanata nel 2016 entrata in vigore nel 2017, quindi non sono un'attività illegale
che un qualsiasi governo, un qualsiasi ministro può sentirsi in diritto di chiudere. Secondo, le sostanze che vengono vendute in questi locali, in questi negozi, non sono le sostanze che vengono reperite, diciamo così, nelle piazze di spaccio, come dice il ministro, sono sostanze che hanno un livello di principio attivo talmente basso che non sono il problema di droga che magari si può andare a evidenziare nei giovani o tutto il resto. È una cosa ingiustissima sicuramente, secondo me, perché reca un sacco di disinformazione, perché la cannabis light non è sicuramente una droga e non spinge sicuramente i ragazzi a drogarsi. In parte è giusta e in parte non è giusta, perché obiettivamente ci sta che magari è limitata, però oggettivamente non lo può essere, perché magari si fa anche uso non solo per stupefacente, ma anche per delle malattie o per benessere, che molti magari anziani ne hanno bisogno, mentre invece alcuni magari giovani ne fanno uso non proprio appropriato, quindi ci sta una tolleranza comunque sia che sia limitata. Non fumo, quindi non so, ma non ho mai neanche provato la cannabis comunque legalizzata nei negozi, quindi non saprei dire, però se viene usata come, diciamo, sì, tranquillante anche per altre cose, perché no, insomma. Poi se dovesse esserne fatto un po' un abuso, allora no. L'UBE è sempre più al centro dell'attenzione in questi ultimi giorni, dopo lo scudetto che è andato a strappare martedì sera a Perugia, dopo la finale di Champions League di ieri sera. E adesso c'è un'altra bella notizia, che questa volta non viene però dal settore sportivo, ma che riguarda tutto il territorio, perché verrà presto inaugurato un nuovo stabilimento a Passo Treia e che darà lavoro a 70 persone. Tatiana Cursi dal videogiornale del 15 maggio. La sensazione è molto bella, 2-0 e poi dopo 3-2. E quella è la soddisfazione più grande. Ormai c'è la Coppa Cepe sabato e domenica. Penso che qualcosa di buono faremo anche là. Non trattiene l'emozione per la vittoria della sua squadra, Luciano Sileoni, proprietario della Lube Cucine, il giorno dopo il quinto scudetto. Non nasconde però un pizzico di amarezza per non poter giocare a Macerata, la città dove la Lube del Volley è nata e cresciuta. Una giornata in cui per la provincia arriva un'altra buona notizia. L'azienda di cucine treiese si amplia proprio in località Passo di Treia con un nuovo stabilimento di 26.000 metri quadri, dando lavoro ad altre 60-70 persone. Con 652 dipendenti più l'indotto, 240 negozi nel mondo e oltre 380 cucine prodotte ogni giorno, la Lube è azienda leader in Italia, guidata dalla convinzione che ci sia la continua necessità di crescere nel lavoro come nello sport. Un'avventura partita 51 anni fa. Per facilitare e velocizzare i lavori, la provincia di Macerata e il comune di Treia hanno siglato un accordo di programma. Uno strumento di semplificazione per accelerare le varianti urbanistiche di cui necessita la zona industriale di Passo di Treia per accogliere il nuovo stabilimento. C'è infatti un obiettivo di interesse pubblico, la crescita occupazionale, ma non solo. La costruzione di marciapiedi, di una rotatoria per migliorare e mettere in sicurezza l'ingresso e di altri interventi, quindi c'è anche questo aspetto. Sulle tempistiche non c'è certezza, anche se i nuovi macchinari dovrebbero arrivare nello stabilimento già ad ottobre. Si chiama Marche in Movimento ed è una bella iniziativa del CONI per promuovere lo sport nelle scuole tra i più giovani. Ce ne parla Silvia Barchesi in questo servizio dal videogiornale del 14 maggio. 10 più 5. Punta la scuola blu. Fare le operazioni di corsa, improvvisando una sorta di gara di matematica tra i banchi, ma anche imparare i nomi degli animali in inglese, indicandoli e poi mimandoli. A scuola la didattica sposa il movimento, grazie a Marche in Movimento con lo sport di classe. Il progetto, promosso e finanziato da CONI e Asur Marche, in collaborazione con Regione, MIUR, Comitato Paralimpico e Centro Sportivo Italiano, che punta a potenziare l'attività motoria nelle scuole elementari. Circa 2.300 le classi coinvolte in tutte le Marche, dalle prime alle quinte, che per tutta la durata dell'anno scolastico hanno avuto la possibilità di cimentarsi con giochi di movimento e nuovi sport, sotto l'occhio vigile e la guida di tutor laureati in scienze motorie e formati dal CONI.
Il tutto grazie ad un finanziamento di 1,5 milioni di euro tra fondi CONI e della Regione, che ha permesso di estendere il progetto nazionale, originariamente rivolto solo alle classi quarte e quinte, anche a tutte le altre, e di regalare ad oltre 45.000 studenti marchigiani un'ora in più di motoria a scuola con professionisti qualificati. Ma non solo, oltre ad allargare il progetto, il CONI nelle Marche lo ha pure potenziato, portando il movimento, oltre che in palestra, anche in classe. E così, nelle prime e nelle seconde, grazie all'applicazione di un innovativo metodo svizzero, per 20 minuti al giorno le più tradizionali materie scolastiche sposano il movimento e si apprendono giocando. Sicuramente rimane di più l'attività il lessico, per esempio, e il concetto, l'apprendimento con il movimento, lo ricordano più piacevolmente e ci divertiamo per imparare. È meglio fare le operazioni correndo o sul quaderno? Correndo. È più divertente? Sì. Ma non solo, il CONI guarda anche ai più grandi. Per questo a scuola ha introdotto anche l'orientamento sportivo. Per un'ora a settimana gli studenti delle quarte e quinte classi aderenti al progetto hanno infatti avuto la possibilità di provare e sperimentare a turno nuovi sport, dal basket al bowling, passando per il calcio e l'atletica. Oltre 20 le discipline messe a disposizione delle scuole dal CONI, grazie ad una task force di tutor specializzati indicati dalle federazioni sportive. L'obiettivo è quello che di togliere i ragazzini, che adesso è sempre più frequente, al divano davanti ai videogiochi e mai riportarli a svolgere attività sportiva, che perché lo sport ti dà molto, sia a livello disciplinare, a livello rispetto alle regole e oltre poi avere un beneficio a livello di salute. Insomma, non importa quale sport, l'importante. L'importante è farlo. E con il CONI e con lo sport siamo giunti, cari amici, al termine dell'appuntamento di oggi con Nero su Bianco, il nostro approfondimento che tornerà come sempre domenica prossima. Allora a me non resta che ringraziarvi dell'attenzione ed augurarvi un buon proseguimento con i programmi di TV Centro Marche. Arrivederci. Nero su Bianco, in collaborazione con... L'acquisto di un'auto va valutato attentamente. Importanti sono i servizi offerti prima e dopo l'acquisto. Fondamentale è affidarsi ad una struttura seria e competente. Concessionaria Frulla, da più di 40 anni nel settore dell'automotive. Storicamente con Fiat, ora anche con Lancia e Abarth. Nei suoi saloni di Senigallia, in via Botticelli, e di Iesi, in viale della Vittoria, Frulla garantisce la più completa affidabilità a beneficio di ogni automobilista. Frulla vi propone un'ampia serie di servizi, autovetture e veicoli commerciali, nuovo e usato, anche aziendali e chilometri zero. A completare il tutto, la possibilità di finanziamenti personalizzati, assicurazione furto incendio, estensione della garanzia. Frulla cura poi al meglio tutto l'aspetto post vendita, affidato a personale altamente specializzato, sempre aggiornato attraverso frequenti corsi professionali. Tutti i lavori di officina, ora anche preparatori Abarth. Cambio gomme, carrozzeria e linea revisioni per veicoli fino a 35 quintali. Con un parco mezzi adatto ad ogni situazione, Frulla è inoltre soccorso stradale leggero e pesante, con il servizio di depositeria giudiziaria. In caso di necessità, il numero 335-7767224 è attivo 24 ore su 24. Una passione di famiglia da più di 40 anni. A Giordano e Clara Frulla oggi si affiancano i figli Marta, responsabile commerciale, Marco, responsabile soccorso stradale e amministrativo, e Mauro, responsabile assistenza post vendita, insieme a tanti altri professionisti nei rispettivi settori. Una continuità che è ulteriore garanzia. Frulla, a Senigallia in via Botticelli 43 e a Iesi in viale della Vittoria 3. Concessionaria Fiat, Lancia, Abarth e Fiat Professional. Dal 1971, passione in movimento.